Siamo con Manuela Terga, una delle protagoniste di questa palpitante sfida tra Eagles, Aprilia e Città di Pontinia. Un pareggio che tutto sommato alla fine ci sentiamo dire è il risultato giusto. Voi avete avuto un ottimo approccio alla partita, un momento di calo, tante altalene. Cos'è che secondo te non ha funzionato e che cosa potete fare meglio da qui al resto della stagione? Beh, sicuramente c'è stato un calo di concentrazione e siamo partite subito bene. Peccato perché era la strada giusta, insomma, però diciamo che un pareggio ci sta, un buon risultato per noi che veniamo da un girone d'andata molto difficile e continueremo a fare bene. L'impressione è che c'erano 17 punti di differenza tra queste due squadre, sul campo questa differenza non si è vista, probabilmente le prestazioni che avete fornito non sono in linea con i punti che avete in classifica, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, manca la concentrazione, ecco, quella che ci penalizza poi a queste partite. E comunque diciamo che la strada è giusta. La salvezza comunque ancora alla portata, alla luce anche di questa brillante prestazione. Sì, sì, noi ci crediamo e continueremo ad allenarci bene e a fare bene. Allenatore dell'Eagles Aprilia, una prestazione comunque seppur altalenante sicuramente brillante da parte delle ragazze, questo dimostra che i punti classifica che finora sono stati maturati non sono in linea con le potenzialità appunto della squadra. Qual è la tua analisi? Ma secondo me la squadra fisicamente c'è, purtroppo mentalmente dobbiamo crescere moltissimo, eravamo in vantaggio di 2 gol, abbiamo concesso troppo, 2 disattenzioni che poi alla fine abbiamo pagato con il loro gol. Loro sono un'ottima squadra, hanno un'ottima classifica e comunque sono messi molto bene in campo. E facevano comunque dei movimenti molto ben lineari, dovevamo stare un po' più attenti per portare a casa il risultato, però un pareggio con questa squadra secondo me è un buon punteggio. Avete avuto un ottimo approccio alla partita, segno che comunque l'avevate preparata bene, soprattutto la motivazione e la cattiveria da parte delle ragazze nei primi 10 minuti è saltata davvero all'occhio. C'è stato poi un calo nella prima parte del primo tempo, nella ripresa alti e bassi, è proprio sotto questo punto di vista probabilmente che bisogna lavorare di più. Sì, assolutamente, ormai fisicamente abbiamo capito che ci siamo, la grinta ormai fa parte del nostro carattere, poi con l'innesto comunque di giocatori nuovi come Linda che comunque ha portato tanta freschezza all'interno del gruppo, siamo comunque rinati tra virgolette. L'importante adesso è non perdere mai la concentrazione durante tutti i 60 minuti, questo per noi è fondamentale.